De, ma non è possibile, cioè non mi risponde più, veramente. Eppure il Lecce lo deve aver fatto, boia te. Come si fa? O come si fa? E ora o lo provo a richiamare, ma c'è la Cremonese, e c'è il Monza, e qui bisogna muoversi, va bene? Lo vado a cercare, va. Oh Maremma ragazzi, mi chiama ancora. Ti rispondo dopo e ti dico tutte le squadre. Omar, su, fai il bravo. Allora, passiamo un po' alla Cremonese, perché è una formazione molto intrigante, non data certo per favorita e arrivata come seconda. Ritorna dopo tantissimi anni nel nostro campionato, quindi i grigio-rossi avranno un bel da fare. Incominciamo con il portiere. Carnesecchi, prestito dall'Atalanta, classe 2000, prospetto interessantissimo, uno dei migliori in Italia. L'Atalanta ha speso nella scorsa estate 20 milioni e mezzo per Musso, quindi credo che se lo tenga stretto e non richiami a Bergamo il giovane portiere della Cremonese, e allora secondo me potrebbe essere un ottimo prospetto anche in chiave fantacalcio. 9 clean sheet, 38 gol subiti in 36 presenze. C'è anche Gollini che ritorna dal Tottenham, quindi l'Atalanta secondo me lo terrà fuori dalla propria rosa. Potrebbe essere veramente molto intrigante come nome in difesa e a porta, appunto. Andiamo poi nella retroguardia grigio-rossa. Passiamo a Caleb Okoli. Anche lui di proprietà della Dea, 20 anni, 1,87 m, forte fisicamente, 7 presenze e una rete anche nella nostra Under 21, perché è italiano, 27 presenze, un assist e nessuna rete, 6 gialli, giocatore duttile e poche sbavature. Potrebbe essere un penultimo slot da poter prendere per la titolarità, se dovesse rimanere ovviamente a Cremona. Andiamo poi, sempre per il pacchetto arretrato, da Sernicola. 34 presenze, un assist, 8 cartellini gialli, poi comunque tutti le vedrete, e anche la fanta media e quanto poter spendere per questi giocatori nei file Excel. Proprietà del Sassuolo, fine prestito il 30 giugno 2022, il 30 giugno invece del 2023 finirà il contratto con i neroverdi. Andiamo poi a centrocampo, nella zona nevralgica, dove ci sono veramente nomi intriganti. Il primo su tutti è sicuramente Nicolò Fagioli. Classe 2001, di proprietà della Juventus, 33 incontri, 3 gol, 7 assist per lui. Il direttore sportivo Braida della Cremonese discuterà in queste ore, in questi giorni, per il prestito con diritto di riscatto. Guardiamo se ovviamente la Juve lo concederà oppure vorrà tenerselo nel suo centrocampo per iniziare il processo di svecchiamento. Dopo di lui andiamo direttamente in attacco con due nomi altisonanti molto intriganti, soprattutto il primo, Gianluca Gaetano. Prestito dal Napoli, classe 2000, trequartista, 37 gare, 5 assist, 7 gol per lui. Qui, ragazzi, state attenti perché potrebbe veramente essere una scommessina. Comunque fateci caso, dateci un occhio in fase d'asta a seconda di come comporrete il vostro attacco. Concludiamo con l'ultimo nome, ma non per questo meno importante, Luca Zanimacchia. In attacco può fare sia l'attaccante che l'ala destra. 23 anni, 1,78 m, 36 presenze, 8 gol, 6 assist. E qui il direttore sportivo vorrebbe proporre alla Juventus di prenderlo a titolo definitivo con 800-900 mila euro. Si tratta, come per Nicolò Fagioli, uno per prestito con diritto di riscatto, l'altro per il titolo definitivo. Ragazzi, via! Chiamiamolo, diciamoglielo a Omar, che qui abbiamo finito anche la Cremonese e ora
aspettiamo il Monza, facciamo il Monza che è l'ultima che è passata in Serie A con la vittoria contro il Pisa. Però qui ragazzi lui è anche contento, essendo livornese il Pisa a me mi dispiace un sacco. Comunque chiamiamolo, va. Ragazzi rimanete con noi perché prossimo video il Monza e tutta l'analisi dei biancorossi.